Cosa è successo a Matilde Jolie? L'incidente la costringe a letto. I dettagli a seguire nel nostro articolo. Matilde Jolie dovrà stare a riposo forzato per diverse settimane. L'attrice ha avuto un brutto incidente, ma cosa è successo? Purtroppo la pausa forzata dalla recitazione dipende dalle condizioni di salute di Matilde, che non potrà essere sul set delle sue amate fiction. Proprio ieri, martedì 20 agosto 2024, l'attrice si è ritratta su Instagram in ospedale. Immediatamente i fan si sono allarmati, pensando al peggio. Per fortuna la situazione è meno grave di quanto si possa immaginare. Matilde Jolie ha una gamba ingessata e all'interno dell'arto sono state inserite ben 7 viti. Nonostante tutto, comunque, l'attrice nelle foto condivise sui social si mostra sorridente e positiva. Ma come è successo? L'incidente, tuttavia, non dovrebbe lasciare danni permanenti. Matilde Jolie e l'incidente che l'allontana dalla recitazione. Non è chiaro cosa sia successo a Matilde Jolie e come l'incidente si sia verificato. Alcuni hanno supposto che possa trattarsi di una caduta da cavallo. Come sappiamo, l'attrice è appassionata di equitazione e proprio grazie a questa disciplina ha incontrato il suo ex fidanzato Alessandro Marcucci, e probabilmente anche quello attuale, Luca Marzani. Su Instagram, Matilde, condividendo foto post incidente, ha scritto: "Starò a riposo per un po'. Se vi va scrivetemi titoli di libri e film preferiti". Nel frattempo, incidente a parte, molti si chiedono cosa stia avvenendo nella vita sentimentale dell'attrice. Come accennato, la storia fra Matilde Jolie e l'ex fidanzato Alessandro Marcucci è finita e oggi potrebbe aver voltato pagina. Di recente, infatti, è stata paparazzata con Luca Marzani, che si vocifera essere la sua nuova dolce metà. Lui è un ex campione di equitazione ed è probabile che i due si siano conosciuti grazie a questa passione in comune. Ora, però, Matilde dovrà stare a riposo e i suoi fan dovranno aspettare per rivederla impegnata sui set di serie televisive e film per il grande e piccolo schermo. Nel frattempo, sui social arrivano i migliori auguri di pronta guarigione e fra i commenti leggiamo nomi famosi nel nostro panorama artistico. Fra tutti emergono quelli di Chiara Ferragni, Asia Argento, Giulio Golia e molti altri ancora.